Ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo al Mississippi a Gabice Mare, dove tra non molto inizierà il convegno intitolato Fattore Q, qualità del progetto, qualità degli spazi pubblici. Il convegno vertirà sulla riqualificazione degli spazi pubblici e durante la tavola rotonda saranno presentati gli spazi pubblici dei comuni vincitori del progetto promosso dalla Regione Marche insieme alla Federazione degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Marche. Venite con noi a scoprire quali sono. Lei spesso ha dichiarato in diversi contesti che chi non progetta non ha visioni e non ha futuro, però tutto questo con qualità. Bisogna progettare, bisogna avere progetti pronti, perché avere progetti pronti significa avere pensato quei progetti, aver pensato alla qualità, aver pensato al proprio futuro. Senza una programmazione, senza quindi una progettazione, non si può pensare il futuro, non si può avere futuro, perché si rincorrono i problemi e in caso di enti pubblici si rincorrono i bandi senza avere un'idea pensata da tempo e anche in qualche modo confrontandosi col proprio territorio, con i propri consulenti. Riqualificare alcune aree interne equivale a qualificare il territorio? Sì, questa regione, le Marche, una regione declinata al plurale, ha bisogno di riqualificarsi. Abbiamo visto da troppo tempo i nostri territori interni essere abbandonati e gravare sulla costa, rendendo a volte invivibili alcune nostre città. Riqualifichiamo quei territori in nome della qualità, aumentiamo la qualità della vita di quei territori con la bellezza che la natura ci ha donato, ma anche con la qualità dei servizi che noi dobbiamo offrire a quelle comunità. E questa è l'operazione che la Giunta Acquaroli sta facendo da oltre 30 mesi, investendo oltre 90 milioni di euro diretti su comuni e province. Riqualificare significa con bellezza, a volte anche l'abbattimento di situazioni un po' desuete e di inappropriata bellezza artistica e architettonica. Nel tempo abbiamo abbandonato i grandi progetti di architettura che fanno belli i nostri territori e fanno vivere l'uomo all'interno della bellezza dei nostri territori, costruendo un po' senza programmazione, senza visione o senza tutelare quella bellezza. Oggi diamo un altro indirizzo. Programmiamo e progettiamo quei territori in nome della bellezza, investendo nei territori interni in quei progetti che però dimostrano grande qualità. Ecco perché siamo qui con l'Ordine degli Ingegneri e gli Ordini degli Architetti, con cui abbiamo lanciato da alcuni mesi un concorso di progettazione per questi comuni per aiutare le amministrazioni comunali e gli uffici tecnici comunali a potersi avvalere, qualora non si abbia personale a sufficienza per poter pensare alla progettazione di qualità, per potersi avvalere anche delle idee dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ordine degli Architetti. Il segreto è questo: trattare nella nostra regione tutti i centri alla stessa maniera. Abbiamo cominciato con i territori interni, siamo arrivati a Gabice Mare, che territorio interno non è, premiando la qualità. Vogliamo che si ritorni a pensare i nostri centri attraverso la qualità. Il nuovo codice un po' ci stoppa nei concorsi di progettazione, ma abbiamo già altre idee per coinvolgere architetti, ingegneri, gli studi di progettazione, per stare al fianco degli enti territoriali finanziando la qualità. Presidente, in questo progetto vediamo un lavoro sinergico tra la Federazione Architetti, Ingegneri con la Regione. Beh sì, certo, direi che comunque oggi parliamo di qualità, quindi la qualità ovviamente non può prescindere da un discorso anche di qualificazione di quelli che sono i professionisti che poi sono chiamati a fare, a mettere a terra quelli che sono insomma i propositi, e quindi ben venga questa sinergia, perché ovviamente è dalle sinergie che poi nascono la qualità dei progetti. Entriamo più nel dettaglio, qual è il vostro supporto a questo progetto?
Ma il supporto è supporto come dicevo prima, cioè nel senso noi cerchiamo, ovviamente siamo un ordine professionale, per cui noi dobbiamo cercare di qualificare quelli che sono i nostri colleghi, la formazione, dobbiamo dare quindi la possibilità di poter intervenire all'interno del progetto, inteso in senso lato, con una determinazione che è data da un'autorevolezza appunto dei professionisti. E il fattore Q di qualità, in che cosa si evince? Beh, il fattore Q è un fattore, parlare di qualità di un progetto è un percorso, una filiera, cioè si parte dalla qualità appunto del professionista ovviamente, ma si parla anche della qualità del progetto che ovviamente deve guardare anche altri aspetti, che sono l'aspetto ovviamente del territorio, ovviamente di tutto ciò che fa poi sì che il progetto possa essere realizzato, ma soprattutto che sia anche che sia adeguato a quelle che sono le richieste da parte dell'amministrazione e da parte di chi comunque promuove quel tipo di progettazione. Quindi la qualità è una cosa fondamentale, perché abbiamo, ma questo non soltanto nel settore nostro, abbiamo visto che comunque i migliori progetti sono quelli che portano quelli che portano la migliore qualità. E quindi noi in questo siamo parte attiva, proprio perché attraverso la formazione che facciamo noi abbiamo, come ordine, abbiamo puntato tantissimo sulla formazione di qualità, proprio per cercare di essere un elemento in questa filiera, insomma, attivo e che possa portare poi i benefici a che il progetto possa essere realizzato e che possa essere poi anche appunto un qualche cosa che bene si inserisce all'interno del contesto in cui è stato poi pensato. Quindi una buona pratica? Beh, assolutamente sì. Noi sulla qualità è proprio il nostro punto di partenza ed è comunque un continuo proprio nella formazione, cercare proprio di puntare assolutamente sulla qualità. Il fattore Q che la regione in qualche maniera ha spinto e che noi abbiamo accolto nella sottoscrizione di un protocollo d'intesa regione, Consiglio Nazionale degli Architetti, Federazione Ingegneri e Federazione Architetti lo scorso autunno, e da lì tutto sommato è partito tutto. Quindi un ringraziamento in modo particolare alla Regione Marche, al sindaco, ma è stato il mio sindaco, quindi, che ha sempre seguito la bellezza, per cui non è un caso, non è il fattore Q per Baldelli, è sempre stato nel senso più ampio della parola, una priorità, per cui noi in questo siamo a fianco e ci fa, ecco, il fatto di essere qui oggi in questa location meravigliosa, e quindi complimenti al collega Bonini, che veramente siamo onorati di averlo, è un nostro iscritto, per cui questo ancora ci gratifica ancora di più. Presidente, è un lavoro di sinergia questo? Sicuramente, è un lavoro di sinergia tra Regione Marche, Federazione Architetti, Federazione Ingegneri, e quindi sicuramente tutti assieme, ovviamente il Consiglio Nazionale, quindi degli architetti. Fra poco ci raggiungerà anche il nostro presidente nazionale, e quindi diciamo che è davvero un lavoro di sinergia. Cosa presentiamo in questa seduta oggi? In questa seduta andremo a presentare i bandi riferiti a tre piccoli borghi del nostro entroterra: Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Sanatoglia nel Maceratese. La scelta di partire da qua, da questo splendido spazio, location, incredibilmente di qualità, notevolmente di qualità, è significativo, è il punto di partenza, e per poter poi veramente, mi auguro, concludere con un percorso itinerario sui progetti che verranno poi premiati e quindi potranno procedere e andare avanti nell'esecuzione e nella realizzazione delle opere. Il concetto di qualità per lei in questo ambito, come si pone sotto il riflettore di questo progetto? Il progetto deve essere un progetto di inclusione, un progetto di qualità, che nel senso più ampio della parola, quindi inclusione sociale, adattabilità, non solo bellezza, anche bellezza, ma bellezza nel termine appunto più sostenibilità, quindi nel senso e nel
nel termine più alto e aulico della parola stessa, per cui questo si deve intendere, e non certo soltanto un aspetto assolutamente limitatamente legato al fatto estetico, ma utilizzare di sistemi di alta sostenibilità e quanto altro. Una buona pratica quello della sostenibilità. Assolutamente, sostenibilità anche in questo caso nel senso più alto, scelta di materiali, quindi va al di là di, e quindi questo è di fondamentale importanza per fare della qualità. Buona architettura, dell'architettura di qualità, e quindi questo credo che sia un elemento da cui dobbiamo partire e dobbiamo perseguire nel tempo, assolutamente. Buon lavoro, Presidente. Grazie. Visto il mio comune ha un valore monetario maggiore, ma non perché ci danno di più, perché se volevamo vincere dovevamo mettere più in gioco noi, no? La matematica non è un'opinione. E quindi ecco, quest'idea di pensare a come un paese ultraperiferico, perché ricordo che Borgo Pace, ahimè, è l'unico comune ultraperiferico della regione Marche, ma io dico ahimè, ma da una parte anche per fortuna, perché vuol dire che dietro l'ultraperifericità io ci vedo anche molti punti positivi, oltre che quelli negativi di cui ci lamentiamo sempre noi sindaci, no? Oggi siamo in un contesto costruttivo, quindi dobbiamo far vedere le cose belle che ci abbiamo. Quindi un progetto che nel mio comune è stato pensato proprio per andare a premiare quella che è oggi la sostenibilità più importante per un piccolo comune, che è la sostenibilità sociale. Quindi il fatto che si parlasse di spazi pubblici da valorizzare, per noi è stato veramente uno stimolo molto importante. Presidente, concetto di qualità, come si sposa nel suo contesto? Nel nostro contesto consideriamo la qualità e dare molti servizi. Se un paese si vuole chiamare destinazione turistica deve dare servizi. È per questo che la GRAM, Gruppo Albergatori Municipalizzati di Servizi, ha investito circa 10 milioni per creare dei servizi, e lo dimostra che tutti i nostri servizi stanno avendo un successo notevole. Le posso dire che proprio di sti giorni un signore di 93 anni che prendeva la nostra navetta e continuava ad andare in spiaggia. Abbiamo acquistato delle navette elettriche ecologiche che fanno i servizi dai parcheggi agli alberghi, e abbiamo ristrutturato e fatto il Palazzo del Turismo creando un ufficio informazioni, c'è l'ufficio anche dello IAD della regione, e oltre a tutto questo continuiamo a creare ulteriori servizi. Abbiamo acquistato recentemente anche il cinema Astra, l'unico cinema del paese. Stiamo progettando e quasi in fase di conclusione l'ultima spesa enorme di fare tutti i pannelli fotovoltaici sopra campo quadro, dove un'estensione di 2,5 ettari verrà fatto dei pannelli fotovoltaici con una produzione di 2 mega di energia, che potrebbe servire a dare l'energia a basso costo e ecologica quasi a tutti i paesi. Riqualificare e qualificare uno sviluppo economico. Sì, lo sviluppo economico nella Riviera Adriatica, non solo a Gabice, ma Gabice soprattutto, è proprio riqualificare gli ambienti, riqualificare anche le nostre strutture, che già tanti albergatori l'hanno già fatto, e portare avanti sempre, migliorare. Ad esempio, dobbiamo anche vedere un paese come Gabice, che conta il maggior numero di alberghi di tutte le Marche, e cominciare ora a battere le barriere architettoniche e trovare in modo che più rendiamo il paese fruibile ai cittadini, ai turisti, e in questo modo avremo sicuramente un futuro sicuro. Grazie, buon lavoro. Grazie. Per noi il fattore Q è sempre stato importante per Mercatello, abbiamo sempre della certificazione fatto un cavallo di battaglia e siamo andati avanti, e il nostro paese ha, nell'arco degli anni, del tempo, ha sempre cercato di preservarsi, di rinnovarsi e di fare della qualità appunto il cavallo di battaglia. Questo fattore Q, questo progetto, era la ciliegina sulla torta che ci mancava, era quello che ci serviva per completare il cerchio, perché abbiamo ristrutturato San Francesco, abbiamo ristrutturato Palazzo Gasparini, abbiamo ristrutturato Castello della Pieve, questo borgo
vicino Mercatello, al confine con Mercatello, e ci mancava mettere insieme il centro storico, quello che è la periferia, quello che è il viale che porta alla piazza, per poi collegarlo al giardino vicino le mura storiche. Sindaco, il leitmotiv di questo convegno è stata la qualità. Devo dire che la scelta della location è stata una buona pratica di qualità. Sicuramente è stata una scelta, quando mi è stato proposto dall'assessore Baldelli, ho detto: guarda, avete scelto il luogo ideale per parlare di qualità degli spazi pubblici. È un intervento, sicuramente questo è importante, che caratterizza l'intera Regione Marche, quindi non caratterizza solo la nostra città, ma deve essere veramente un luogo, la porta d'ingresso, ma anche un luogo simbolo della Regione Marche, proprio per valorizzare naturalmente le ricchezze storiche e culturali, e le Marche ne sono straricche, anche la nostra provincia, ma soprattutto anche progetti innovativi, opere innovative come questa. Gabice non rientra nei tre comuni scelti in questo progetto, però durante il convegno è venuta fuori una bellissima notizia, che il comune di Gabice ha vinto. Ha vinto un importante contributo, è stato dato in diretta prima all'inizio proprio del convegno dall'assessore Baldelli, proprio perché è stata premiata la progettualità di qualità. Quindi abbiamo avuto questo importante contributo di 1.333.334 euro, li vorrò fino all'ultimo centesimo, che ci permetteranno di affrontare questo importante investimento con più tranquillità, perché comunque noi avevamo già approvato il progetto esecutivo, quindi avremmo comunque fatto l'opera. È chiaro che questo aiuto è importante, perché ci permette di poterlo realizzare dormendo qualche ora in più e quindi potendo magari affrontare qualche imprevisto. Sono risorse che la Regione Marche, attraverso questo bando, ha destinato proprio alla progettualità e alla realizzazione delle opere, puntando, questo l'abbiamo condivisa con l'assessorato regionale, puntando a premiare proprio la qualità di cui si è parlato in questo convegno proprio oggi, e siamo contenti che sia stato ritenuto valido e meritevole di successo il nostro progetto, il progetto che abbiamo presentato. Ed il successo è dovuto a un lavoro sinergico sempre di amministrazione, territorio, maestranze professionali come oggi tra architetti e ingegneri e la regione. Assolutamente, per fare anche una piccola opera, ma questo comunque non è pure importante, ci vuole una rete di professionisti. Noi ho la fortuna di avere all'interno anche un ufficio tecnico, che poi è capitanato al nostro responsabile architetto Michele Bonini, che ha realizzato il progetto architettonico del Mississippi, che ha realizzato il progetto architettonico del comune, quindi è una risorsa importante su cui abbiamo e ho investito personalmente tanto in termini di fiducia naturalmente, ma che ci sta dando degli ottimi risultati. È chiaro che poi ci vuole una rete di professionisti interni ed esterni, perché poi alla fine per fare un'opera serve l'ingegnere, serve l'architetto, l'ingegnere impiantista, lo strutturalista, c'è un insieme di professionalità che poi portano ad raggiungere dei risultati. Nel nostro caso siamo uno dei comuni colpiti dal sisma, quindi è indispensabile che la progettazione degli spazi, quelle interconnessioni urbane che abbiamo pensato, quella riqualificazione di alcuni elementi. L'avete capito dal video, per noi l'acqua è un elemento vitale, storico, dalle concerie che poi portano alla casa futurista del Pannaggi, piuttosto che a tutto il discorso delle ceramiche, ogni percorso è intersecato con l'acqua, che è un elemento di vita. Le fonti di San Martino, che pensiamo alla riqualificazione, dall'acqua per l'uomo, per gli animali e i lavatoi, tutta una serie di percorsi che fin dai tempi antichi portano come elemento essenziale l'acqua. Quindi ecco il perché della scelta, che oltre alla riqualificazione, in parte energetica, in parte urbana, per quelli che sono gli spazi, gli arredi, anzi, oltre a quelle che sono la vivibilità, proprio la ripresa della fruibilità di alcuni spazi che ahimè in qualche caso si sono interrotti anche col discorso sisma, ci serve una qualità nuova del pensare all'architettura, che è un elemento essenziale per l'Italia. Parlavo prima del futurismo per dire come forse uno degli ultimi più importanti esempi di quando l'Italia abbia insegnato al mondo. E lo vediamo in questi paesaggi, no? L'Italia è la culla dell'architettura, quindi la qualità della progettazione è essenziale. Assessore, quali sono stati i criteri di scelta di questi tre comuni vincenti di questo progetto? Ovviamente le condizioni socio-economiche di grande difficoltà, non vogliamo far avvitare su loro stessi i comuni, li vogliamo invece far sentire parte integranti delle nostre comunità. Tutti i nostri borghi marchigiani sono borghi che hanno delle eccellenze architettoniche, storiche, culturali ed ambientali.
quindi siamo andati a scegliere l'idea che maggiormente potesse rappresentare un rilancio socio-economico anche di quei territori, cercando di colmare alcune lacune decennali della politica marchigiana, a volte non solo, che ha abbandonato quei territori. Certo, riprendere un vuoto, un gap di tempo dove è stata abbandonata l'idea, riprendere dopo 12 anni circa, giusto? Riprendere dopo tanti anni il piano delle infrastrutture, ad esempio della nostra regione, che parla di mobilità e anche di qualità e sostenibilità nella mobilità, è vecchio di 12 anni e poi non è stato messo a terra. Allora dobbiamo creare piani chiari, dinamici, leggibili per tutti i cittadini e che possano modificarsi nel corso del tempo a seconda delle esigenze delle nostre comunità, appunto per far fronte allo spopolamento di quei territori e per restituire i servizi a quelle comunità marchigiane. Appena conclusa la tavola rotonda del convegno e tanti progetti, tanti temi sono stati portati in questa sede: progettualità, ristrutturazione, riqualificazione degli ambienti interni. E dalla bellissima passerella del Mississippi, con alle mie spalle il bellissimo mare di Gabicce, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.